Salve a tutti ragazzi e ben ritrovati con questa nuova puntata della non più Silato Map ma diventa Cippato Map. Ebbene sì, perché abbiamo seminato molti pioppi come la scorsa volta, poi avevamo anche fatto dei test e questa volta abbiamo già tutto bel campo seminato di pioppi, un campo che permette anche di perdersi nel ben mezzo e non sapere più dove... praticamente dove uscire, come sta succedendo adesso. Hola, ok, ci siamo, sono riuscito ad uscire. Stasera sono in compagnia di Monster 500. Ciao a tutti. Poi abbiamo DVD senza mouse. Ciao a tutti. Android. Ciao a tutti. E il nostro dottore di fiducia Medical. Ciao. Che nel caso qualcuno... Chi manca? L'immigrato. Io qui in bosca in mezzo ai pioppi qua, guarda, sapevo mica che era lui. Abbiamo anche il nostro bulldir imboscato in mezzo ai pioppi. Ciao a tutti. Comunque stavo dicendo, appunto, abbiamo il nostro dottor medical, che nel caso qualcuno avesse male una mano, gli fa male anche nell'altra mano, così insomma, per non pensare più a una mano, pensa anche a altra. Sì, lasciamo perdere. Dopo volevo fare un annuncio, Marco. Che ho un amico che si sta per sposare e però essendo anche appassionato di moto si è preso il biglietto del MotoGP, del Gran Premio qua e là, e ha visto che praticamente è la stessa dal giorno del matrimonio, e allora fa un appello che per chi volesse la messa è alle 10:30 a Bassano il Grappa nella chiesa. Quindi siamo a posto. Non bene, ho capito niente. Possiamo partire. Meglio così, a buon intenditor, poche parole. Dai. Insomma, fai come va. Può partire qua, Marco. Bene, via. Yeah, partiamo. Partire. Casinista. Casinista qua, se vuoi mette in moto a macchina, se no. Ma stammi nel culo. Oh, ma perché tu ti dammi? So che mi attrago dietro. Come vedete, bel fender, devo dire, questo blu col cromato e con i cerchioni grigi, devo dire ci sta veramente ad hoc. Secondo me era meglio, a parte che ci sono i pioppi più alti del JCB, sì, non si vede così. Talmente alto. Abbiamo vari rimorchi originali, qualche rimorchio invece per i camion un po' più capiente, e i pioppi appunto creano cipato, e questo cipato va venduto direttamente però al Stanton Sawmill, che è praticamente vicino al campo 1, quindi ci sarà molta strada da fare, e perciò, avendo molta strada da fare, vedremo un attimo se riusciamo a stare dietro a tutte e tre le trince. Come potete vedere abbiamo appunto tre trince per velocizzare i processi, dato che la barra fa solamente 2 metri di lavoro, purtroppo. Che poverata. Ci stanno recuperando DVD. Una barra originale. Qui abbiamo anche, praticamente dopo ci sono delle sfide interne, che chi riesce ad arrivare primo all'altra parte del campo vai, semplicemente arriva prima degli altri, quindi non è che sia che sia chissà cosa. Android ha qualche problemino con gli alberi qua, si sa. Perché mi guido l'immigrato brusca tutti gli alberi di rio e rive dei campi, che dopo che mo go il rame che va sulla capota del trattore. Secondo voi vuol dire mi ha ascoltato? No. Quando sì, ma se qualcuno non usa la testa e sta lontano magari un 3 metri dagli alberi, forse li prende. Vai. Ma come fa a stare lontano 3 metri dagli alberi se a trincia, a barra di trincia prende 2 metri? Aiuto! Tipo devi piantare a stretto del campo e piantare alle più distanti. No, su non si perde il territorio. Guarda chi ha vinto qua, guarda chi ha vinto qua. Sì, imbrogliando. Intanto hai tagliato male, quindi... L'importante è tagliare, non gli era scritto come tagliare. Sì, ma... sembri ubriaco, hai ancora la grappa di fianco? No, poi ragazzi abbiamo un Kiro che dopo vedrete, adesso non so chi lo sta utilizzando. Abbiamo un Kiro di un nuovo design Android. Quanti litri hai ancora?
primi. Sono il 33. Noido. Buono, no, così che te mi fai andare. Andiamo a dare un'occhiata al. Qua intanto il camion verde. Volevo dare un'occhiata al The King qua un attimo. No, medical stammi. Ecco qua il The King con il nuovo. Questa nuova texture, nuovo design. No, adesso non puoi stare a culo. Molto molto sexy e molto. Tutto. Come vedete abbiamo delle colorazioni dei mezzi un po' particolari. Qui Tony si è sbizzarrito con la verniciatura, quindi ha dato carta bianca e mi ha fatto di tutti i colori del mondo. Sembra strano che non abbia disegnato cose strane. Ecco. Ma servirebbe a Marco che roba là. Beh, sicuramente il trattore di Gaspa avrà qualche dettaglio in più mari degli altri. Io non ho un trattore, ho la trince io. Sì, o il mezzo che stai utilizzando, insomma, sicuramente sarà contrassegnato in altri modi. Doc. Con un segno con due cerchi e un cilindro, diciamo che ecco un cilindro. Va bene. Dai, tralasciamo i dettagli che dopo fallico. Ecco. In poche parole un capo. Ok. Ho sbagliato. Vabbè ragazzi, qui noi andiamo avanti, che ormai riprendiamo quando abbiamo mangiato un po' di capo, perché qua con sto cipato la vedo lunga e quindi vedremo da farci. Guarda, proprio 2 metri, quella larghezza precisa. Mi sa che è la mia, che la vedi lunga. Del trattore. No, 3 metri, prende il suo GPS e poi posta 3 metri. A Story scriveva 2 metri, mi sembra. Pare anche a me, pare che fa a file, non fa tucchettoni. Vuol dire, fermo un attimo, che mi devo preparare le cose da mangiare. Adesso. Vai. Bene, allora, rimorchio quasi pieno. Abbiamo fatto un po' di via vai, sono 94%. Adesso vedremo dove andare a venderla. Nel frattempo, come vedete, qualche riga sul campo è stata fatta. E dai, 97 si riempie molto molto lentamente. Purtroppo sta misera barrettina qui, le cose sono un po' come sono, quindi quello che è. Bene, andiamo sulle zone, calpestando le zone già intrinciate, e andiamo verso lo store. Praticamente dovrebbe essere strada tutta dritta, quindi adesso appena. Dottore, che è detto Marco? Ho il 939, gomme larghe, colore azzurro, cromaco, tutte cromature. Special edition for F Marco 95. Aspetta che su Drio andare via. Era più bello, Marco. Su Drio andare via col volante pararia. Hola. Marco Rosa, ecco. È più bello. Sara il Teo, se no te pare cipato per strada, dopo via statale. Saremo il Teo, Drio e Sara, tutto quanto. Là. Via, andiamo dritti come un sciopeton. Senti Fended Power. Fended senti Power questo? Qua. Aspetta che dopo Fended io Power verde. Ritorno in campo, attivo la ventola retroversa per pulire le griglie anteriori, così il radiatore si mantiene sempre fresco. Ma potresti anche mettermi la cromatura, no? No, quello sì, no, titolo, tu no. A lui compra che è il same. Ma il mio fendino. E io non voglio il same. Già tanto che hai un trattore in mano. Quindi le cromature lasciale solamente ai professionisti. A lui compra. Vabbè, che Marco, meno male che c'ha stavolta c'ha il trattore in mano e non qualcos'altro. Aia. Di solito a quello, quindi. Ti medica anche se ti spegni i fari. Ma. Allora, no, vediamo dov'è sto staton su 1000 qua. Certo che è un po' più distante di prima mia farlo, no? Comunque sono altri che mi voglio sminare i campi. Ma cazzo si. Ma che. Dovrebbe essere. Eccolo qua, ecco qua l'entrata. Aspetta, fai un po' di retromarcia. Beh, mi piace. No. Beh, cosa ti piace? No, mi piace. State buoni, trattenetevi, no. Dai, per favore. Pienato qua panda. Secondo me
tra, cioè in questa canzone in comune col bianco c'è solo una cosa, no? Allora, ecco, sì, qui dai, la zona silenzio, ecco qui la zona di scarico del cipato, quindi possiamo iniziare a vendere proprio fin da subito. Un applauso a Marco che dopo mezz'ora fa il primo scarico. Che dopo mezz'ora? Medical Task che ti hai messo ore cattare scarico. Oh, io non sono mai andato a scaricare, non ho mai studiato sta mappa. Sì, 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 tu te la sei sempre lì a fare. Le pippette sulla mini. Allora, vediamo il prezzo qui del cipato più o meno a quant'è. Siamo a 292 euro, sì, proprio una cosa miserabile, veramente. Vedremo di fare altri prodotti in futuro più redditizi. Comunque abbiamo, con il cilato abbiamo fatto molti 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 soldi. Occi, ma dove vai? Ma dove vai? Baffone in bicicletta. No, cioè, io sono uscito, guarda. Camion verde, ruote e cerchioni blu. Tony veramente stavolta ci si è sbizzerito con i colori proprio. Oh no. Intanto Fended Power non ha fatto cose falliche. Oh, mi fa un appello, tutti rosa. Devo ascoltare il video per piacere, dammi un mouse perché qua generale. Allora ragazzi, in buone parole, se avete no, donate 10. Anche rotto il mouse, basta che sia un mouse. Donate un mouse a DVD Chanel. Donate qua 10 centesimi al numero 2. E intanto 5, era 6. Edoardo ha fatto una ricarica schinchetta. 20 480 38 47. Fate un addebito al numero. I miei ringraziamenti. Non ho problema che il Buldir ti decidi o ti devo distruggere con la porconata. Ma guarda che sei l'immigrato che non si può parlare a trincea, se cosa incrucca 20 volte. Che dove se sto trincea. Dici di fare che facciamo lato e poi fa invece il campo normale. Tu dici, facciamo lato così almeno vai meglio a muoverti, a break. Marco, chiama i murari. Qualcosa mi dice che qualcuno ha colliso con qualche struttura in cemento. Allora, sto qua vuoi fare sporo, fare la retromarcia. Oggetto composto di mattoni. Ma di là, medica, sta per stare. Tanto non è mia. Bella. Non frega. Bene, allora, dove trince qua, dove sei? Merda. Trince libere, aspetta che Android hai. No, dove venire da me perché consumo un caro. Se vieni da me sono 40%. Chi offre di più? Io ti offro un volante nuovo per 980 e un Fendet 900 vario full optional con tanto di roba di fianco sul sedile. Non è full optional, magari la cromatura. Io ti offro no, va bene Polo, Marco. Io con le le cromature compreso di personaggio che tu sai sul seggiolino del passeggero. Ma sì. È una bottiglia Marco, di Marco, io ti offro il culetto di Bundir. Ma cosa che hai dato a bere, Marco? No, cosa si è preso da bere? Perché secondo me. Secondo me. No, perché ti spiego. Siccome qui su questa mappa abbiamo raffineria, no? Non vorrei mai che, essendo mai un po' astro, si andava a becottare un po' sul fiumiciatolo de scarico e de più della raffineria. Ma non sai che quando ti hai fatto il miscuglio col grasolo te che spagna farina? Potrei aver messo anche sì, potrei sì, perché magari facendo la mattina mangime per il pollame, magari sa. È rimasta roba in giro. La sera prima magari a festicciola qua e là. Magari anche la granella si è imbevuta magari di qualche sostanza strana e quindi può essere che adesso. Ma aspetta un attimo. Una festa con chi? Risulti con no. Chi? Una festa. Una festa di con tutti gli operai che hanno partecipato alla Cilato Map per festeggiare e ringraziare il gran quantitativo di insilato e le panocce fornite da Tony. No, tu sbagli di grosso. Tutte semenze fornite da Tony, che adesso tutte semenze maggiorae, che hanno permesso, diciamo, una grande resa del raccolto. Bene, detto questo, secondo me è un negrone.
detto questo, Marco mostra Kiro Fashion. Sì, sì, l'ho già fatto vedere prima Kiro Fashion. No, comunque io vedo mostro con una damigiana di fianco sul sedile, quindi è quello il roba in più. No, a dire verità non è una damigiana, forse tu stai troppo male alle febbre. E cos'è? Io vedo una cosa tonda con due manici bianca. No, vabbè ragazzi, tralasciamo gli oggetti all'interno delle cabine perché ho paura che venga fuori qualcosa di strano. Vuol dire stai buono che avrai la bambola gonfiabile te di fianco. Come si chiama? Margheritina, come si chiama? Gonfia, no, sgonfia. Federica, no. La bambola amica. Si chiama, no, gonfia, si chiama... sgonfia, si chiama. Sì. Tira no. Muove. No, si chiama Squeeze, è una bottiglia, non ha braccia. Adesso che una bottiglia sta fermando. Chiama Esmeralda. Basta quella, me. Evitiamo di basta concludiamo qui questo tranche di video che non ha letto occhio chiudo di qua a roda davanti dai medical dai fragla di spedale via oh che vuoi guarda sto qua il torso al tubo di attrice no ma è per fargli fare un po' di movimento che allora si lubrifica proprio tutti gli ingranaggi per bene. Oh ma qua che mo plus power qua, oh là, così mi gusta mucho. Bene, ultima righetta. Oh, e poi Tricia, dai. Dai, Tricia, sia. Perché a Tricia parte Drio? La pina. Ah no, ma se è il condotto, io vedo il condotto bugato, non so perché. No, no, sei giusto. Mio vedo da trio, sarà un piccolo bug. Comunque, ultima righetta e poi anche questo campo è andato. Guarda che roba strana, ho il rimorchio che si riempie il condotto da trincia che è perfettamente dritto sul retto. Aspetta, fermo la roba. Oh, adesso vedo che si sposta. Sì, ma si è messo qua. Oh là, oh, ok, ci siamo. Funziona ancora il computer. Adesso andiamo a vedere se riusciamo ad andare a vedere le quantità che abbiamo venduto. No, forse i schei, ma quantità non. No, penso. Quantità no, ma sì, ma i soldi, nel senso quanti tipi di denaro che abbiamo venduto. Abbiamo capito, dai, sempre. Abbiamo guadagnato. Giusto per vedere un attimino questo campo, ovviamente. Poco, sì, non è che ce ne faccia tantissimo, però devo dire un bel po' di viaggi sono stati fatti e pur avendo delle testate ridotte siamo riusciti lo stesso a fare qualcosa. Comunque veicoli venduti no, entrate da raccolta abbiamo 302.000 euro praticamente con questo campo che è il 22, solo come estensione non è neanche tanto grande, quindi devo dire che non è male, anche perché il gipato non è che lo pagano proprio tantissimo. Non è il 15. Vorrei sapere Monster cosa fai sopra la galleria. Comunque è il Fendt che regna. Mamma mia. Questo è il suo podio. Andiamo avanti col campo a fianco che sicuramente c'è ancora molto da fare. Abbiamo questo campo più un altro, giusto per fare così una puntatina. Adesso vedremo di prendere anche il comando di una trincia, così avere una visuale un po' diversa dal Fendt, che comunque è sempre molto 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 bello. Facciamo cambio? Sì, oh, sì, guarda. Parto con la trincia dura. Tieni che io prego qualcosa. Venga. Ma arriva, no, mi maledetto. Aspetta, fermo prima passata. Vediamo se riusciamo a farla come i professionisti. Ma versi a spondina, guarda se si vede. Come è spondina? No, non si vede. Ah no, non si vede per niente. Ho visto qualcosa di bello dietro là. Oh, iniziamo. Oh là. Via. Giusto in fila. Ci sta proprio il trattore preciso. Vieni avanti, se no non ti ciappo. Là. È così. Certo che comunque con tutti. Intanto possiamo vedere il casinista che si ammaestria nelle montagne di terra. Ecco chi è.
Comunque posso dire che con tutto sto pioppo qua seminato. Ma sta a pensare a me da trio. Cioè, guarda che Fendet scalpita è mia una roba. Basta con Fendet regna. E si pare ricepare a FIA. Pista guarda, tutti guarda, prendi pioppi. Pure sul GCB il non Fendet sta, guarda sta come cura, soffre. Sta un POP. Che vuoi stare un millimetro di distanza? Come può stare un millimetro di distanza? Mamma mia, neanche ma dove il metro? Pensi neanche tu dentro. Adesso vedremo dove ci riusciamo a stare un millimetro di distanza. Che basta prendere una buca qualcosa. Sì, c'è qualche gente da Drio che mi spinge e fa io portare un millimetro di distanza. Dai po'. È la prima fase qua, un po' delicata. Dai puntate, vai, dai, dai avanti, sono qua. Oh là, finalmente. Aspetta che se puntiamo manco dritto. Dritto al manco. Là. Io Stefano vediamo comunque stavo dicendo con tutti sti pioppi qua proprio una zona molto 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 fitta e imboschita giusto per andare imboscarsi in mezzo al campo e eventualmente rilassarsi un attimo magari mangiando una merendina senza che il capo ci guardi o un attimo magari capita magari soprattutto magari verso mattina quel momento del bisogno e allora capito, un campo così la sera bandiera dopo... Madonna sto Edoardo e allora diciamo sono in questi momenti clou della giornata che un campo così può proprio essere di certo che uno pensa fa ora a cagarsi addosso prima di arrivare in mezzo al campo perché tutti sti pioppi qua sicuramente si farà fatica anche a passare. Comunque eventualmente è concime gratis sempre per i nostri pioppi. Il problema è dopo uscire. No, siamo quasi riusciti a sfondare qua nel campo. Siamo usciti quasi sì, dai, usciamo qua dal campo e poi vediamo di cambiare mezzo. Anzi, faccio un altro scarico e dopo cambiamo. Bene, siamo riusciti a uscirne vivi ancora. Adesso vediamo di girarci un attimo senza buttare basso in massa alberi. Marco, mi aspetta che campo seminato di pioppi per una serata. Sono 50 euro al metro quadro. Ma mi serve 10 centimetri. Marco, no. Spegnigliela al metro cubo. Minimo si parte da 100.000 metri quadri. Non si può dar di meno, quindi. Piatto. Marco dai gli amici. Vabbè dai almeno siamo più larghi. Così paga anche l'aria. Paga tutto. Bene, anche questo campo praticamente finito, manca questa ultima righetta qua, forse anche dalla parte opposta perché c'era un'altra trincia anche di là. No, l'avevo già finita mi sembra. Se non mi ricordo. Certo che adesso. Guidando in interno trincia non è che sia proprio spettacolo di spettacoli. Passiamo all'altro campo e sta facendo un po' ancora siamo già partiti. Vuol dire dai che partiamo quadriti, dai vuol dire dove vai tu a consumare gasolio, dove vai tu? Ma paghi te quindi che se ne faccio ecco. Metti in conto questa paga a fine mese e so. Non è inesistente. Deve ancora chissà quanto da serie americana, da chissà quante serie ormai. Adesso smorca. Vabbè, adesso qua è davvero la bea. Se riusciamo a mantenere la spinta. No. Allora, hai 100.000 iscritti, mi faccio vedere in un video. Hai 50.000 iscritti, niente. Facciamo la serie americana. Hai 50.000 iscritti, a 50.000 iscritti può vedere i pie. Testa mode 9. Adesso l'hai già fatto vedere insieme. Pieno. A tutti gli iscritti di FMark 95. Oh, Edoardo! Per 100 euro vi mando la foto di Marco. Quante ne volete per il mamma?
Eilla. Privaci, wey. 100 euro, minchia. No, ma allora devi darne 99 a me. Io con 1000 euro, con 1000 euro, di cui 10 euro vanno a Marco, vi do la sua firma originale. Io con come fai avere la mia firma? Come fai avere la mia firma tanto originale? Così, con 1000 offerte, 5000 euro, vedo il monoblocco al 980. No, ragazzi, a tutti gli iscritti di FMarket 95, con 2000 euro vi do il suo indirizzo di casa. E con 3000 euro vi do, allora io vi do il numero di telefono, casa vostra, vi do da mangiare e da dormire, vi dopo vi do anche... cosa posso dargli? No, praticamente sono sfrando la mare. Infine, con tutte... in conclusione delle conclusioni, non fanno prima a premere sul tasto iscriviti e così siamo a posto senza spendere soldi? No, perché tanto non lo pubblicherei mai. No, parola 100.000 iscritti. Adesso dico l'indirizzo a Marco. Via Podolo Ciappa. Ehi, no, non si possono dire le vie dove ci trovano le persone. Podolo Ciappa in culo numero 69. Virgola 666. Livelli elevati di immagine e dopo sono io ovviamente l'immigrato. E dai, facciamo una cosa, Marco. Ma qui praticamente abbiamo ancora due campi di pioppi da far fuori. Ammettimi che dito scendendo sti campi, mi sono messo. Sì, no. Marco, 30.000 mi piace, serie americano. E 30.000 come vuoi? No, 30.000 mi piace. 50.000 iscritti, ma se non c'è il personale per fare la serie americana. Il personale, a te faccio gli anni il personale, sta per qua. Esatto, serve il personale adatto per poter fare una persona serve determinate tipologie. Non preoccuparti. Ma se facciamo una serie completamente in diretto Veneto? No, a parte gli scherzi. Beh, oltre a serie in diretto Veneto, già le facciamo perché più o meno. No, ma serie. Tra una cosa. Beh, guarda che mezza puntata in diretto Veneto. Cioè, tra quarti di puntata è. Comunque è sempre made in Veneto. Veneto Power, Repubblica della Serenissima e Gaine Cavuea. Quindi siamo proprio. Ma proprio scritto così, cioè, sì. Marco, non so se che è presente qua. Cosa? Questo cosa? Ah, è l'hashtag Gaine che vuoi. Marco, guarda dietro di te, cosa c'ha? È un trattore, che sia un. Vabbè, ieri devo dire, Marco. Moto coltivatore. No, ieri devo dire, cosa BCS. Marco? Ecco cos'è allora. Marco, cosa che ti ieri devo dire? Dai, parla. Aspetta, perché qua ho gente che mi sta da Drio che il condotto non prende, no? Quindi. Di sprecare materiale primario e parla. Aspetta un attimo, ci vuole concentrazione per manovrare una Newland. Basta usare il GPS mod. Trincia. No, stavo dicendo che si potrebbe, ragazzi, lasciando un commento. Appena, siccome molti sanno che ho in possesso un Fiat 980. Si potrebbe fare un test move del Fiat 980. L'idea è mia, l'idea è data da DVD Channels. E mostra siccome il trattore ormai è in fase di ultimazione, nel senso che tra virgolette manca poco. Ma solo un volante che ti arrivi in faccia. Devo togliere il volante, sistemare ancora 2-3 cosucce e dopo dovremmo esserci per iniziare un test mode della beta V1.0. A parte scherzi, lasciate un commento se gradireste una presentazione magari un po' più reale, nel senso di reale, ma rifatta meglio del trattore, perché l'avete visto sicuramente lavorare con la rattura, ma no, magari Marco, se te tacco a GoPro a testa potresti fare come proprio fosse in farming proprio. Sì si potrebbe fare sicuramente. Basta che la controllare la GoPro. Ma aspetta, la GoPro è stata rata, quindi finché non fresiamo che risalta fuori la GoPro non possiamo.
cioè quel che resta praticamente un bottone, un adesso cinque, sarà dispersa in mezzo al terreno sicuramente nel, durante la fase di fregiatura del terreno salterà fuori la guarda, GoPro. Aspetta, avete seppellito una GoPro? Sì, la mia parando la è ancora lì seppellita, però sì, no, aveva il case chiuso, vero? Starà, io penso che starà ancora registrando i vermetti che magari mangiano la terra. No, ma perché che dovevo venire qua dove ti scusi? Cos'è che doveva venire qua dove ti scusi? Aspetta che mi... Ah, medical, lasciami gira. Quando la gente è incompetente... Quando la gente è incompetente... Come DVD? Sì, DVD sta fermo un attimo. No, che... bisogna fare col GPS però tutto no. No, se stai fermi mi giravo senza far così. Ma siccome c'è gente ancora incompetente. Come così? Ma medical! Dai, porca miseria! Ciao, aspettavo di peggio io. Basta, mi ritiro per deliberare. Io vado con Marco, io Marco sono più bravo. Oh, era vai, fermo là un attimo che giriamo a sinistra, quindi sta fermo. Vai, vai, vai. Tutti i DVD usa la GPS mod Grappa Edition. Hola. Devo prendere mano con i 8000 cavalli del Kiro potente. Cambiato. Ma sei già pieno però. No, ho tanto colpo mio. Ecco, sto arrivando. Arrivo. Sì. Padina, che bassa, vedi sì. Monster Power, no medical no. Qua però c'è solo uno cavaliere, tutti i fari e 11:53 della mattina. Problemi? Problemi. Bene ragazzi, ultimiamo il campo anche a questo piccolo tratto qui e poi possiamo dire che anche per questa cippato map è tutto, siamo andati un po' in tondo finché non l'abbiamo completato, abbiamo scaricato anche un bel po' di volte, abbiamo ripulito anche i bordi mancanti, dai Trio Medusa qua. Guardi, se ne medassa. Il bello che io non riesco a frenare. Mi sto tirando. E mi voglio girarmi. E dai po'. Senti che BBB della retromarcia generale. Madonna. Dai qua che ultimiamo questo tratto, sennò veramente le cose si mettono male. Dai medical, vieni. E io qua, no, io ci sono. Quindi che sound un piccolo pezzettino. Stavo guardando di gente. Medical, se sei in mezzo non si può. Non si può tricciare. Scusa, sto. Ci sono due filette qua, dai. Lavorare. Tre trince per un metro quadro di Manu. Di cipa. Vabbè, garra l'ultimo pannocchio. Ehi qua. Oh no, aspetta, ne manca una. Android sei un po' eccitato, vero? Ehi là, oh ragazzi, ma contenetevi, cosa fate? Ehi Android, capisco che può essere il periodo del calore, però sei eccitato il tuo. Dai, aspetta che Edoardo vieni qua. Guarda. No. Dai che dai, manca tutto. Do pezzettini qua, come finire? Leggermente in tega al tubo. Dai qua. Dai che riesco. Dai che riesco. Sì, ultimato campo, basta. Cipato map conclusa, sillato map conclusa, quindi possiamo dire di aver compiuto queste missioni. Niente ragazzi, direi che per questa piccola serie sono state fatte un paio di puntate, abbiamo fatto un po' di casino, abbiamo fatto molto insilato, fatto una cosa che non era neanche mai stata fatta e così abbiamo preso anche l'occasione per fare un po' di cipato, dato che essendo una cosa originale del gioco e che ancora non avevo fatto, allora ho deciso, dato che abbiamo la mappa pronta, gli operai, mod, mezzi e altro, allora ho deciso di fare anche il cipato, giusto due puntatine per fare qualcosa. Perché bene, sono tutti quindi contro di te?
non lo so. Quindi ringraziamo tutti gli operai che hanno partecipato a questa serie e tutte le persone che sono arrivate anche dall'esterno. Adesso qua mi stanno abbracciando per il segno di non so che segno, ma sì, comunque pensi te. Come vedete Kiro che arriva riesce a spostare tutto quanto e quindi The King resta e rimarrà per i secoli dei secoli. Amen. La messa è finita, andate in pace e fine della storia. Bene ragazzi, commentate, iscrivetevi, lasciate un bel like, tenetevi pronti perché chi lo sa, magari qualche nuova idea di qualcosina da fare potrà sempre esserci. E soprattutto bene. Video ignoranti. Ciao a tutti e alla prossima. Ciao ciao. Ciao.